Pennarello verde dov'è? Penna rosa! Penna rosa is the new pennarello verde, ragazzi. Penna rosa! Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di C'è posta per te? Dai, Mariannamo. Oggi ho scoperto una cosa, che crush, sia come verbo, quindi to crush, sia come sostantivo, ha un sacco di significati. Oggi ne tratterò due. Questo probabilmente lo sapete, è molto semplice, car crash, incidente stradale. Attenzione, si può fare un car crash non solo con un'altra macchina, ma fate un crash anche con il guardrail, oppure il palo della luce o il semaforo, ok? Anche quelli sono car crash. L'altro significato invece del verbo però, to crash, è quando vi imbucate alle feste. Vi imbucate spesso? Non fatelo, ragazzi, è sbagliato. Ah. Quindi to crush a party vuol dire imbucarsi a una festa. Come on, let's go crush the neighbor's party, man! Dai, gentilmente andiamo ad imbucarci al party dei vicini. There's always someone who crushes the party and ends up causing trouble. Quindi c'è sempre qualcuno che si imbuca alle feste e alla fine crea casini, no? Crea casini, statene a casa, waglio! Piccolo consiglio per questa quarantena, datevi un ritmo, ragazzi, datevi una routine, altrimenti siete perduti. Svegliatevi, colazione, doccia, vestiti, non voglio vedervi in pigiama perché sennò vi viene da dormire ancora, vi viene da sedervi sul divano. Invece preparatevi qualcosa da fare la sera prima, mettetevi su una bella scrivania, seduti bene su una sedia, non sul letto, non sul divano, e insomma fate qualcosa di productive.